Buongiorno a tutti, benvenuti a questo Jawbreak 4 ottobre 2023. Il titolo che abbiamo dato a questo Jawbreak è Guida completa all'uso dei dati vettoriali e OGR, lettura, scrittura e aggiornamento con approfondimento sui filtri e manipolazione geometrica. È tanta roba, quindi vi annuncio subito che a seconda di come andremo veloci, spediti, a seconda delle domande, non so se riusciremo ad approfondire tutti i temi. Eventualmente questo rimane uno spunto per una seconda, diciamo, puntata, una seconda parte di questo Jawbreak che è molto sostanzioso. Io mi chiamo Simone Parmezzani, lavoro in GITER da un anno circa e lavoro nel campo dei GIS da una decina d'anni, dal 2013 più o meno. Oggi andremo ad affrontare la parte della libreria Python GIDAL dedicata alla manipolazione dei dati vettoriali. GIDAL, come tutti saprete, sta per Geodata Abstraction Library, Geospatial Data Abstraction Library, e la parte che si occupa di leggere, scrivere, manipolare, filtrare dati vettoriali si chiama OGR, OGR, che è un acronimo un po' particolare perché in realtà non significa niente di che, almeno che io sappia, non c'è un vero acronimo, è semplicemente rimasta così Non si sa perché, è una specie di refuso storico. Quindi, se voi siete più bravi di me a fare una ricerca e capire che cosa significa, perché per me a 10 anni di distanza rimane ancora un segreto. Allora, io ho già predisposto un progetto di Python con un ambiente di Anaconda in cui c'è già installato tutto quello che ci serve, insomma. Do per scontato che siate capaci di farlo in autonomia. Se non lo sapete fare, cercate sulla rete e troverete mille risorse che spiegano come creare un virtual environment in Conda. Come vedete, io ho creato questo virtual environment, magari non si vede benissimo perché è un po' in basso, in cui c'è questo, ho creato questo Jawbreak, ci ho installato sopra la libreria GIL, mi sono creato un file di Python che ho chiamato print.py, scusate, qua ho aperto troppo, mi sono creato questo file che si chiama print.py, in cui andremo a fare il primo esercizio, e ho importato la libreria OGR che si importa in questo modo qua, così come GIDAL from osgeo import ogre. In più useremo la libreria SIS, che è una delle librerie standard di Python, per fare un po' di operazioni fondamentali, e mi sono già scritto questo, ma più che altro come promemoria per ricordarmi il percorso dati, perché ho preso dei dati, ad esempio, scaricati da internet, e andremo ad affrontare questa cosa. I dati ve li posso anche mostrare. Si tratta di, andiamo a vedere con QGIS, si tratta di un dato globale di popolazioni di città, di location del mondo. Le ho salvate qua. Populated places, questo qua. Come vedete, qua credo che siano tutte le città più popolose, insomma, è un elenco abbastanza randomico di città sparse per il mondo, dovrebbero essere le capitali o le città con un certo superiore a un certo numero di abitanti.
andremo a lavorare su questo dataset, andremo a stampare, andremo a fare dei filtri, a fare delle selezioni per attributi, a fare delle selezioni per location, quindi le selezioni spaziali, e se abbiamo tempo faremo anche un po' di manipolazione vettoriale e un po' di analisi, altrimenti questo lo lasceremo all'incontro dopo. Come si lavora? Immagino che tutti sappiate come si fanno queste cose nell'interfaccia di QGIS, ma farlo da un'interfaccia Python può essere comodo per automatizzare certi processi che altrimenti qui sopra andrebbero fatti in maniera manuale, oppure andrebbe fatto uno script di processing e cose del genere. A volte può tornare comodo farlo proprio in un'interfaccia Python. L'interfaccia Python, che è un livello di astrazione un po' più alto rispetto all'interfaccia QGIS, appunto perché lavorando con i dati geografici ma non vedendoli, certe volte bisogna lavorare con la fantasia, per così dire. Poi naturalmente QGIS rimane sempre un valido supporto per la visualizzazione dei dati, anche per capire intermedio che cosa stiamo facendo, però questa è un attimino la difficoltà tecnica. E per approcciare questo processo bisogna avere ben presente alcuni concetti fondamentali di Python che io in questa sessione do per scontati, ma che sono disponibile ad approfondire poi se avete necessità, o comunque mi potete anche contattare privatamente. In particolare bisogna sapere che cos'è un ciclo if, un ciclo for, e sapere, avere ben presente che cos'è una classe. Questo perché questi oggetti vengono letti dalla libreria OGR come se fossero delle classi, quindi hanno al loro interno una struttura. Questa struttura deve essere ben definita, ve la mostro qua. Ho trovato questa immagine che spiega molto bene come è fatta una struttura di una classe OGR. Abbiamo una data source, che è il nostro file da cui andiamo ad estrarre i dati. All'interno di questa data source ci possono essere uno o più layer, e quindi siamo al secondo livello. Ogni layer è composto da una o più feature. Le feature sono quelle che in QGIS vedete rappresentate in tabella attributi. Cioè, se io faccio tasto destro, open attribute table, un po' di pazienza, ogni riga corrisponde a quello che voi vedete scritto qui sotto come feature. All'interno delle feature, quindi nella tabella attributi sono rappresentate dalle colonne, ci sono degli attributi. Sono tutti trattati alla stessa maniera, ad eccezione di uno, che è l'attributo geometrico, che è quello che va a definire la geometria della nostra feature. Se fossimo in un altro ambiente, un ambiente non GIS, l'unica eccezione è che non ci sarebbe la geometria. Questo è fondamentale nel nostro campo, lo sapete tutti, e quindi bisogna prendere le dovute contromisure, insomma, i dovuti accorgimenti. Come si lavora con OGR? Si va a definire il percorso del file che si vuole aprire. E io me lo sono riportato qui. Se non ne siete a conoscenza, basta scorrere il vostro file system. Io ho lavorato con questo NE 50 meters populated places. Fate tasto destro, vi copiate il path, e praticamente andate a ricopiare questa stringa qui. Io adesso ve lo faccio vedere in diretta e siete a posto. Poi con questo primo comando, ogr.open, vi andate e passandogli un percorso come primo parametro, vi andate ad aprire questo percorso alla posizione 0. Quindi vi andate ad aprire, ritorniamo su questo schema, vi andate a aprire questa data source, questo layer. Lo lanciamo.
per lanciare un comando Python, ovviamente si scrive Python print.py, lo dico per nel caso ci fossero persone un po' più neofite con lo strumento, e vedete che è andato tutto bene, nel senso che c'è stato stampato solamente un warning, ma perché nei prossimi sviluppi di Jidal, da quello che ho capito, ci saranno delle eccezioni che vengono stampate di default, mentre adesso non lo sono. Quindi ti avverte che se vuoi usare use exceptions, insomma, in futuro non sarà più necessario. Questo perché? Perché è sempre una buona pratica crearsi, una volta che si è aperto un file, crearsi anche un eventuale messaggio di alert nel caso sia il percorso sia non valido. Quindi io generalmente faccio una cosa qui. Un messaggio tipo impossibile il file, e poi gli passo il nome del file, perché nel caso abbia passato un percorso inesatto, insomma, mi avverte subito e lo script si interrompe, non vado a fare dei pasticci. Quindi facciamo finta che qua ho dato un nome del file che non esiste. E vado con questa opzione attivata, vado a lanciare il mio script. Vedete, mi ha restituito subito l'errore. È possibile dare il file simone.shape. Qua vi potete sbizzarrire ovviamente col messaggio, ci sono tanti modi per formattare questa stringa, ovviamente, e via discorrendo. Una volta che ho aperto la data structure, come vi dicevo prima, vado a liberal layer, quindi faccio ds e chiamo il metodo getLayer. Anche qui, come vi dicevo prima, i layer possono essere più di uno, quindi gli devo passare un indice per dirgli quale layer voglio accedere all'interno di questa data structure. Nel nostro caso c'è solamente un layer, quindi sono obbligato a indicargli il layer 0, e credo che possiamo anche fare un print di questo layer e vedere che cosa ci restituisce. Ah, non ho, scusate, non ho cambiato il percorso. Ah. Ok. Ha restituito un oggetto. È una cosa un pochino difficile da leggere a occhio umano, però ci dà l'indicazione che tutto è andato a buon fine. A questo punto, lo scopo di questo primo script che andiamo a fare stamattina è di stampare le prime 10 feature di questo dataset, o le prime 20 feature, quelle che vogliamo, insomma, 10 di solito. È un ottimo valore per fare un'ispezione generale. Come si funziona? Mi creo questo placeholder e vado a iterare per ogni feature all'interno del layer, quindi scrivo questo ciclo for per ogni feature all'interno del layer, vado ad iterare all'interno della feature e quindi vado a crearmi un punto. Accedendo all'attributo geometry, scritto male, e vado a prendere le coordinate di questo punto. Qua mi sto dando degli errori, non capisco perché.
scusate. Ok, mi vado a creare un punto sulla base della geometry, poi vado a prendere le coordinate perché è una cosa che voglio stampare, quindi dal punto faccio get x. Y. In questo modo coordinate x y del punto. Poi basta stampare anche il nome, che, perché è uno degli attributi nella tabella di attributi. Se andiamo a riaprire qua. Da qualche parte vedrete che c'è il nome. Io me l'ero segnato, non lo trovo più. Comunque è name scritto tutto in maiuscolo. Eccolo qua. E poi mi voglio andare a stampare anche la popolazione massima, che è un attributo sempre qua che si chiama popmax. Eccolo qua. Popmax. Mi voglio stampare questi attributi qui. Come si fa ad accedere a un attributo di una feature all'interno di un layer? Sempre tenendo presente questo schema qua. Vado dentro la feature e filtro per il nome dell'attributo. Quindi faccio fit punto get field, il nome del campo. Attenzione perché è case sensitive. Quindi studiatevi bene la struttura del vostro dataset. E mi prendo popmax. Poi dopo faccio un print. Faccio un print di name. Pop dopodiché, siccome voglio stampare solamente le prime 10 feature, faccio aumento il mio placeholder di una unità con questa sintassi qui. In questo modo i da 0 diventa 1 e gli dico che quando i è uguale if i è uguale a 10, rompo il ciclo. Quindi questo script qua cosa fa? Frulla per 10 volte all'interno di queste feature, all'interno del layer, si prende questi attributi e me li restituisce. Per fare questa cosa qui ci sono 100.000 modi diversi. Io adesso, questo è il più scolastico, però si può fare in tantissimi modi. Se vado a lanciare questo script, ecco che ci stampa le prime 10 città che trova in questo dataset. Quindi è una cosa molto interessante. Si può mettere all'interno di una tabella, fare una visualizzazione in un front-end, cose di questo tipo. E comunque è spiegato in modo abbastanza semplice come filtrare per nomi attraverso un ciclo for e filtrare i propri attributi. Accedere ad una specifica per accedere ad una specifica feature, quindi ritornando indietro e andando a accedere solamente al layer, è possibile dire stampami la popolazione che è superiore a tot abitanti. Quindi se io
stavo cercando perché mi sono scritto degli appunti, ma non riesco a trovare questa parte che probabilmente mi sono scordato di copiare. Ah, no, prima avevo messo un'altra cosa, ecco. Come sapete, i sistemi di coordinate sono molto importanti nel campo geografico. Quindi, se io vado a stampare le coordinate qui e non ho la contezza del sistema di riferimento in cui sono stampate, posso fare anche un lir.get spatial. Questo è un sistema molto comodo per capire in quale sistema ci siamo, quale sistema di coordinate è salvato. Naturalmente, se me lo stampo, in questo modo mi ritorna. Mi sono sbagliato a scrivere. In questo modo mi ritorna il sistema di riferimento in formato WKT, mi sembra, esatto. Mi ritorna questa stringa che mi dice che questo dataset è salvato fondamentalmente in VGS 84. Allo stesso modo, ci sono altri metodi che ci possono essere utili, che dovrebbero essere get metadata, ma su questa cosa non sono sicuro, quindi poi eventualmente vi rimando alla documentazione. E dovrebbero stampare i metadati, infatti non c'è. Questa cosa qui, adesso non mi ricordo la sintassi esatta, non vedo un gran senso andare a, o forse della data source, i metadati. Comunque, cercate qualcosa di simile a Get Metadata nella documentazione di OGR e vedrete che vi stampa tutti i metadati che in questo frangente trovate qui, trovate in Properties, in QGIS. Sono un attimo piantato. In Information. Questi sono tutti i metadati del dataset. E in teoria ve li dovrebbe restituire. Perdonatemi a memoria, non mi ricordo mai il metodo preciso. Comunque è un ottimo modo anche questo per fare un'ispezione preliminare dei dataset che vi vengono passati, perché non sempre abbiamo dei dati così precisi a livello di pulizia del dato. E questa è la prima parte. Se ci sono domande, scrivetele in chat. Magari Francesca me le puoi leggere. Io nel frattempo faccio un attimino di rollback, anche se no, in realtà l'ho già fatto, e andiamo a fare il secondo script che mi ero prefissato, che è appunto filtrare per attributi queste feature e nuovamente stamparle. E è possibile anche fare un filtro per location, quindi non so, fare il classico buffer e prendere tutte le location all'interno di quel buffer, cose di questo tipo. Credo che, visto il tempo, non riusciremo ad approcciare anche questo aspetto qui. Io vedo domande in chat, quindi do per scontato che è tutto chiaro e andiamo avanti. Diciamo che questa parte qua, quando si lavora con OGR, ma in generale quando si aprono dei file GIS, rimane sempre la stessa, quindi mi apro un dataset. Ovviamente questa stringa non è necessario formattarla in una variabile, posso passarla direttamente qua, però in questo modo è una maniera un po' più elegante per fare questa cosa qui. Inoltre, se cambia il nome qua, lo
ce l'ho subito presente. Per me è comodo così, vi suggerisco di fare in questo modo. Il ciclo if, nel caso dell'errore, rimane analogo e il layer è lo stesso. Se cioè se siete a conoscenza del fatto che il layer ha un nome preciso, anziché passargli l'indice, gli potete passare direttamente il nome del layer. E in questo caso io mantengo questa struttura qua. Dopodiché, qua non mi ricordo che cosa ho scritto ieri sera. Ho fatto così. Perché mi vado a creare un nuovo layer che si chiama Capital Cities. Quindi ho previsto, nel caso abbia già eseguito questo script più volte, ho previsto la cancellazione di questo layer. In questo modo non mi dice che il layer esiste. Questa parte qui, in questo momento possiamo anche far finta che non esista. Perché? Perché io mi vado a creare un layer attraverso questa funzione qua, create layer, a cui do il nome Capital Cities. Poi per i parametri che vanno passati ad un metodo di una classe vi rimando sempre alla documentazione. Lo chiamiamo, allora, per distinguerlo dall'outlayer, questo lo chiamiamo inlayer. Questo è il layer in input e questo è il layer in output. Quindi come attributo il metodo che vi ho fatto vedere prima, lo spatial reference. In questo modo creiamo un layer con lo stesso sistema di riferimento di questo layer, perché vado a prendere direttamente il suo attributo, che è quello che vi ho stampato in precedenza, questo qua. E poi gli dico che è un punto, che è un layer puntuale. Così. KB, esatto. In questo modo abbiamo creato un layer vuoto e con le stesse caratteristiche del layer ingresso, in modo che non abbiamo problema, e poi dopo ci vado a salvare i campi che mi interessa. Voglio esattamente gli stessi campi che ho nel layer, e si fa così. Il layer schema è una cosa che io posso anche stampare, quindi facciamo finta che questo codice non esiste, lo commento per un attimo. Se io vado a fare un print di il layer schema, anche questa è un'attività molto utile in fase di analisi preliminare. Probabilmente devo fare tipo get name, una cosa del genere. Anche questa cosa a memoria non me la ricordo, perché in questo momento mi sta stampando degli oggetti che non sono cose visibili a occhio nudo. Sicuramente questi oggetti hanno a loro volta un metodo. Ve lo vado a cercare, così
così, ogre, schema, ogre, layer, schema, class. La documentazione di Gidal è un po' ostica, come vedete. Comunque noi siamo qua, stiamo trattando un ogre layer. Se leggiamo un attimo, probabilmente c'era get name, non me lo ha dato. Perdiamo troppo tempo perché a memoria non me lo ricordo e vorrei finire l'esercizio. Comunque, se vi addentrate in questo labirinto, c'è anche un get metadata. Bisogna un attimino addentrarsi, leggere e capire. A volte vi dico, questa documentazione è un po' criptica. E ci si perde tanto tempo per fare queste cose qui, per cui lo salto. Comunque, il discorso è che se volete fare un'analisi preliminare del vostro layer, è possibile stamparlo applicando uno dei metodi che la libreria Ogre fornisce. Ora, in questo caso a noi basta passare l'oggetto, quindi in layer schema, per creare i campi è sufficiente, cioè a noi ci basta passare l'oggetto di questi. Se invece li vogliamo leggere, è necessario andare a trovarsi il metodo che li stampa, diciamo, in maniera human readable, che purtroppo, scusatemi, non mi ricordo a memoria. Dopodiché, prendiamo questo out, la definizione del layer. E ci andiamo. Sulla base di questa definizione, creare una feature in uscita. Ogre.feature. Vi vado a creare una feature vuota con la stessa definizione al mio layer. A questo punto itero per tutte le feature nel mio layer in ingresso, quindi come ho fatto prima, for fit in layer. Sì, vi dico che se la feature è una capitale, è un attributo che si chiama feature capital. Che si può ispezionare anche in questo modo qui. Normalmente lo faccio attraverso QGIS. C'è questo attributo qua. Ah, feature CLA si chiama, mi ricordavo male, ha diversi valori, admin 1 region capital, admin 0 capital, eccetera, eccetera. A noi ci interessa questo, admin 0 capital, perché vogliamo salvare solamente le capitali, questa qua è la Città del Vaticano. E quindi io vado a prendere questo attributo qua, CLA, e gli dico che se è uguale a admin trattino 0 capital,
allora mi interessa e lo voglio nella mia feature di output. Come faccio? Vado a prendere la geometria. Scusate, questa è infinite. Per fare input e output, perché altrimenti si fa della confusione. E come ho fatto prima, vado a prendere la geometria. E poi vado ad appendere all'outfit che mi ero creato precedentemente. Faccio, scusate, punto setGeometry, che è uno dei metodi. Ho visto anche qua, l'avevo visto prima, c'ero passato di fianco. C'è un setGeometry. E gli passo come parametro la geometria che ho appena letto. Dopodiché faccio un altro ciclo. Contare i campi che sono in ingresso, vado a prendermi il valore di questi campi, lo prendermi il valore iesimo e lo vado a scrivere nella mia outfit. All'indice I e gli vado a scrivere questo valore. In questo modo ho creato una feature con la stessa geometria e gli stessi valori della feature che ho filtrato come capitale. E qua c'è un errore, perché questa si deve chiamare infinite. Dopodiché, una volta che ho iterato per tutti i campi, mi vado a mettere questa feature nel mio layer di uscita, quindi outlier.create. Ci vado a mettere la mia feature che ho appena scritto in memoria. Questo che ho scritto all'inizio mi serve perché una volta che ho fatto per la prima volta questo layer, me lo tiene salvato in memoria, quindi se eseguo una seconda volta questo script per motivi andare, perché in questo momento non sto andando a salvare il file da nessuna parte, lo sto tenendo salvato in memoria. Ma se e all'inizio di solito quando si scrivono gli script si fa così, non si salva niente in memoria, quindi per motivi di debug io mi devo cancellare questo layer nel caso esistesse, altrimenti non mi ci fa andare a scrivere. A questo punto, posso creare un layer e si fa così. No, scusate, devo salvare. Questa parte qua mi sono scordata di farla ieri sera. Intanto eseguiamo questo script per vedere cosa succede, poi andiamo a vedere come si fa a salvare, che anche questa. Allora, create fields, probabilmente perché è create field.
Ok, mi sta dando questo errore qua che non capisco. Perché ieri sera mi funzionava. Cosa sto sbagliando? Allora, questa funzione, io sto creando un layer, penso ad alta voce, un attimo così. Allora, intanto c'è una domanda. Scusa, me l'ero persa perché non stavo guardando la chat. Cosa si intende per definizione? In che senso? Cioè, in Python col simbolo uguale. Uguale è il simbolo di assegnamento. Quindi io istanzio, cioè creo una variabile che in questo caso si chiama fn, in questo caso si chiama ds, in questo caso si chiama in layer, eccetera, eccetera, e col simbolo uguale gli attribuisco un valore. E io intendo questo per definire, cioè vado a definire una variabile e gli vado ad assegnare un valore. Quindi tutte queste situazioni qui sono assegnamenti e sono salvataggi di variabili all'interno della memoria del disco. Ah, get layer defn. L'ho perso. Questa. Allora, questo è un metodo. Questo è un metodo che possiamo andare anche a cercare, in modo che abbiamo la definizione ufficiale. Layer defn ogre. Mi trova praticamente la descrizione. Qua te l'ho trovato. Prende lo schema del layer. Ok, fetch the scheme information for this layer. Ritorna una feature defn che bisognerebbe andare a vedere come è creata. E non può essere modificata. Mi serve fondamentalmente per, se vuoi, lo proviamo a stampare. Facciamo così. E poi facciamo un exit. Interrompe l'esecuzione del programma per chi non lo sa. C'è sempre questo create fields che mi crea dei problemi, quindi per il momento lo commento. Qua evidentemente ho sbagliato qualcosa nello scrivermi gli appunti. E anche questo mi dà get layer defn. Devo aver saltato senza volere un passaggio che a memoria non mi ricordo, forse perché qua devo andare a leggere il layer vero e proprio, che si chiama così. Si chiama così. Probabilmente non devo fare così. Forse devo fare. Eccola.
In questo caso qui sì, avevo pensavo fosse la stessa cosa, scusate, perché avevo aperto il file direttamente leggendo lo shapefile. Invece in questo caso mi apro il percorso e poi dopo vado a prendere la prima feature e quindi gli devo passare il nome del layer. Comunque, in ogni caso, la definizione del layer è tutto quello che concerne lo schema dei dati in sé, quindi di che tipo sono le variabili, se sono testuali, se sono integer, eccetera, eccetera. A questo punto non mi dovrebbe più dare errore neanche qua. E facendo un for fit in out layer. Int fit dovremmo vedere tutti gli oggetti delle feature dell'outlayer. Sì, vedete, mi ha stampato gli oggetti. Naturalmente, come abbiamo fatto prima, ci potremmo andare a prendere gli attributi, quindi andare a fare una cosa tipo get field name, fare una cosa così, lo copio dallo script precedente e a fare print name. Dovrebbe stampare tutti i nomi delle capitali che ha aggiunto al dataset in output. Vaticano, San Marino, Vaduz, Lussemburgo, eccetera, eccetera, sono tutte capitali. In questo modo abbiamo creato un layer. Potrebbe essere utile salvare un layer, quindi salvarlo come nuovo shapefile e cose di questo tipo. Andiamo a vedere come salvare. Andiamo a vedere come salvare un layer a shapefile, perché questo ieri sera non ho fatto in tempo a studiarmelo, a ripassarmelo. E poi dopo direi che l'esercitazione è conclusa perché il tempo è scaduto. Allora, esportare una feature. Bisogna crearsi un driver. Quindi driver by name ci permette di definire l'output con cui vogliamo salvare i nostri oggetti. Diciamo che vogliamo salvare uno shapefile, il nome di default è Esri shapefile. Mi crea una data source, quindi la mia out data source. Sì, ok, questo qua dovrei chiamarlo di data source dopo, naturalmente, per distinguerlo verbalmente. Mi faccio prendo il mio driver, punto create data source, e ci vado a mettere il mio outlayer. Dopodiché c'è un punto in cui gli devo passare il percorso in cui voglio salvarlo e
non mi ricordo come si fa. Questo passaggio qua mi è sempre oscuro. Vediamo qua se c'è qualcosa di scritto. Mi sono creato il layer, mi sono creato la data source e direi che vada bene così. Con i raster, che è dove sono un po' più esperto, c'è anche la parte in cui vado a scrivere il percorso, però qui non la trovo e quindi qua mi dà un errore. Ah, ok, forse è così. E qua mi dovrebbe aver creato un file che si chiama Capital City, esatto. Qua mi ha creato questo data source. Devo trovare il modo per andare a scrivere all'interno di questo data source, perché adesso me lo immagino vuoto. Anzi no, ok. È un passaggio in meno rispetto ai raster. Nei raster si deve anche appendere il risultato, invece qua prende direttamente con il layer appeso il nome della data source. Ok. Questa cosa qui non avevo fatto in tempo a studiarmela, l'abbiamo fatto in diretta. Come vedete, prendendo un po' di dimestichezza con la libreria, poi le cose diventano abbastanza intuitive, anche se non vi ricordate tutte le cose a memoria, come faccio, cioè io di solito non faccio fatica a ricordarmi le cose a memoria, però ho imparato a muovermi bene all'interno della documentazione e riparo a questi problemi abbastanza velocemente, in maniera abbastanza automatica. Ci sono delle domande? A cosa serve il parametro OGRVKBPoint della funzione createLayer? Questa qua è la definizione del tipo di layer che vogliamo creare. Quindi se noi gli passiamo, come sapete, all'interno di un layer, all'interno di un determinato spazio qua dentro, ci sta solo un tipo di geometria. Non possiamo caricare poligoni, linee e punti in un unico layer e quindi è necessario dirgli che cosa si deve aspettare. VKBPoint, andando nella documentazione di Ogre, VKBPoint, spiega proprio questa cosa qui. No, scusate, ho cliccato male. Ma andiamo in documentation. Eccolo qua.
Questa è la documentazione. Ah, la documentazione di Gidele, le documentazioni di Ogre sono su siti distinti. Anche questa cosa qui è un po' macchinosa. Link alla documentazione è questo qua. Io parto sempre da gidal.org, che però è appunto una cosa diversa da Ogre. Sono all'interno dello stesso pacchetto, però partendo da qua è interessante perché ti fa vedere tutti i driver che potresti anche stampare da terminale e tutti i driver per vettore. Poi, una volta che hai deciso come lavorare, qua ci sono tutte le documentazioni che servono e tutto quanto. Per quanto riguarda Ogre, che ormai è diventato una specie di sottoprodotto di Gidal, si fa riferimento a questa qua. Questo percorso qua te lo scrivo in chat, io ogni volta lo devo googlare oppure te lo metti nel bookmark perché è un pochino macchinosa e questo probabilmente per il mio punto di vista è il limite di questi strumenti, hanno una documentazione molto macchinosa su cui muoversi, è difficile anche da leggere, da capire che cosa intendono con tutte queste classi, sottoclassi e sottosottoclassi, diventa a un certo punto veramente un labirinto, è spiegato poco, è molto tecnica, i tutorial che ci sono, che ce ne sono alcuni, però in realtà non, per esempio, se vediamo il tutorial per i file vettoriali, come abbiamo trattato oggi, non c'è chissà cosa. Poi teniamo presente che Gidal è una libreria che è stata creata per C++, che ha un driver per l'uso in Python. Io ne faccio uso in Python, però probabilmente chi programma in C e C++ si trova un pochino più comodo in queste operazioni e trova anche degli esempi un po' più concreti. Comunque questo fondamentalmente è quello che abbiamo fatto oggi. Qua si va a leggere delle feature, poi dopo fa un filtraggio e se le geometrie non sono dei punti, stampa degli errori. Ecco qua, si stampa se le geometrie sono dei punti, si stampa le coordinate, altrimenti ti dice che non è una geometria puntuale. Ogre WKB Point serve proprio a dire sei un punto oppure sei una linea, sarà WKB Line oppure WKB Polygon. WKB è il formato, ci sono tanti formati, c'è cioè whale non text, WKT, questo WKB è binary, whale non binary, eccetera, eccetera. Probabilmente questi driver qui ci sono tutti. Quando si va a leggere una geometria da un campo geometry, bisogna vedere come è scritto il campo geometry, generalmente è un WKB, tipo se andate. Io spesso su database Postgres così li trovo scritti in WKB. A volte potrebbe anche essere scritto proprio in testo, quindi vi trovate le coordinate testuali e in quel caso lì si parla di whale non text. Ok, sono le 10:05. Se ci sono altre domande, ci diamo 5-10 minuti per rispondere, altrimenti direi concluso qui. Spero vi abbia fatto piacere, scusate un po' gli intoppi della diretta, ma preferisco fare un'esercitazione di questo tipo in cui si affrontano i problemi della vita reale e oddio come faccio a risolverli, piuttosto che prepararvi uno script e spiegarvelo. Io mi ero fatto un paio di appunti preparando il jailbreak, ho seguito quel canovaccio, però in realtà ci è venuto fuori una cosa diversa rispetto a quello che avevo fatto qualche giorno fa. E credo che sia l'approccio un po' più costruttivo. Se ci sono delle domande o delle osservazioni,
siamo qua. Altrimenti, grazie per la partecipazione, vi vedo numerosissimi e questo fa molto piacere. Arrivederci a tutti. Arrivederci, buona giornata.